Gentili signori e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera. Buonasera e ben ritrovati con la puntata in diretta di Griglia di Partenza. Dopo 3 settimane passate in vacanza, 3 settimane trascorse comunque con dei filmati di notevole importanza, soprattutto l'ultimo dedicato a Vittorio Brambilla, uno dei grandi di Monza. Monza che da domani farà partire la 2.0, ne parleremo tanto di questa sera di Monza, del passato, del presente e perché no anche del futuro, ma partiremo come al solito con l'analisi di quanto è accaduto domenica scorsa in Olanda, un gran premio bellissimo, un'altra gara equilibrata, anzi no, forse non molto equilibrata, perché poi il Lando Norris e la McLaren hanno dimostrato davvero di essere diventati la squadra da battere. Insomma, prima però di entrare nel contesto dell'analisi andiamo a salutare tutti coloro che sono presenti questa sera per darvi la loro opinione, a partire da chi si è messo al lavoro già da più di una settimana. Paolo Filisetti, ciao Paolo. Ciao Luigi, buonasera a tutti. Di ritorno da Zandvoort, eh? Certo. È stato veramente un bel fine settimana. Ma assolutamente esaltante. Assolutamente esaltante. Era andato in vacanza prima di noi ed è ancora in vacanza Oscar Berselli. Ciao Oscar. Tutta la vita. Io ti sono venuto giusto mattina. Tutta la vita in vacanza. Tutto bello. Anche tu hai fatto una bella vacanza. Sì, eh? Corse, un po', dai, le corse sono una costante. Una però. Costante. E anche lui, devo dire, è andato non al lavoro, ma a divertirsi in un autodromo, Minardi Day. Ah. E a proposito di Minardi Day, chi abbiamo? Abbiamo il vincitore del Minardi Day. Vi ricordate l'ultima puntata in diretta? Enrico da Bordighera, eccolo qua. Ciao Enrico. Ciao, buonasera. Allora, Minardi Day, come l'hai vissuto? È straordinario, una grande emozione toccare con mano queste vetture storiche in un circuito poi che trasuda proprio storia dell'automobilismo. Insomma, Griglia di Partenza ti sta spingendo a vivere in diretta proprio il motorsport, sì, perché sì. Tu sei qui stasera e domani mattina sarai a Monza. Sì, sì, colgo l'occasione per andare a vedere le prove a Monza. Non ti chiedo per chi ti ferai. Lascio intendere. Lascio intendere. Benissimo. Da quest'altra parte abbiamo Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao, Calvaresi. Grazie. Tutto bene? Anche benissimo, tu finite le vacanze? Riposato, pronto già. Formula pronto. Passion, l'ha già spedito in pista questa mattina proprio a Monza. E Giorgio Piccolo, ciao Giorgio, grazie per essere ritornato da noi. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Perfetto. In collegamento, avremo 2 collegamenti questa sera, separati, e poi a un certo punto saranno insieme, ma in collegamento con noi non poteva mancare Mario Donnini. Ciao Mario, buonasera. Ciao, un caro saluto, ciao ciao, bentrovati. Senti, Mario, tu hai aspettato proprio che noi andassimo in ferie prima di buttare lì il colpaccio dell'anno di Autosprint, eh? Beh, a quale ti riferisci? Perché, sì, voi ne fate uno la settimana, è vero. No, mi riferisco, a quello di Newey. Newey all'Aston Martin, poi la vedremo con la copertina. Sì, ma ci hai fatto caso che c'è una cosa bellissima, no? Che questo è un po' come quando ci sono le chiacchiere al mio paese. La cosa interessante è che non c'è stata nessuna smentita. Nessuno ha detto sì, è vero, ma nessuno alla Aston Martin ha detto sono chiacchiere destituite da qualsiasi fondamento. Zitti, abbottonati e così avanti come se non ci fosse un vero perché, il che significa che è tremendamente assolutamente vero. Perfetto, bene. Allora, possiamo partire, poi vedremo tutta... Ah, no, il nostro Domenico, il regista, ha già preparato la copertina, eccola qui, quella che noi abbiamo richiamato, era in mezzo alle tante che avevamo preparato, eccola qui, questa è Aston di Briscola. Chi è che l'ha studiato questo titolo, Mario? Accaldati? Guarda, io dico no, ma dico solo un cognome, non faccio mai nomi, Cordovani. Ah, ok, va bene, d'accordo, il tuo direttore. Bene, detto questo possiamo partire. Prima di partire ancora una volta voglio dirvi grazie perché ovunque noi andiamo incontriamo tanti appassionati che ci ringraziano per il lavoro che facciamo. Per noi è un divertimento, è una grandissima passione e quindi siamo felici ogni giovedì di portare a casa vostra un po' della nostra passione e condividerla con la vostra. Questo è bellissimo, davvero. E allora,
Partiamo con il gioco questa sera, attenzione, Monza, non potevamo che scegliere una foto di Monza. Mettiamolo a tutto schermo, Domenico, eccola qui, guardate questa foto. Ve l'abbiamo già proposta, però vi chiediamo una cosa in più. Ci sono tre protagonisti che fanno parte di questo scatto che sono riconoscibilissimi e che a Monza hanno lasciato un segno indelebile che non si potrà mai più cancellare nel cuore e nella memoria degli appassionati. Dici per vincere almeno tre di tutti questi? Per vincere devono darci i tre nomi di cui stiamo parlando e li potete riconoscere, i tre nomi di cui stiamo parlando e l'anno in cui è stata scattata questa bellissima fotografia. Chi sono i tre personaggi raccolti in questa fotografia? Bene, detto questo, vi dico anche, ecco giusto, Domenico ripropone la fotografia, tre personaggi tra tutti quelli che vedete, tre nomi che a Monza hanno segnato davvero indelebilmente una fase di storia bellissima. Detto questo, andiamo invece a presentare il primo servizio. Insomma, si è corso in Olanda, tutti aspettavano chiaramente Max Verstappen, non tutti perché ce n'erano molti che sapevano che avrebbe fatto fatica a fare il quarto successo consecutivo, a realizzare il quarto successo consecutivo. Infatti è stato Norris che ha detto hello Max, goodbye. Guardiamo il servizio. Dopo due settimane di vacanza, il mondiale di Formula 1 è ripartito dalla pista olandese di Zandvoort ed il risultato finale ha rispettato ancora una volta i colori della nazione ospitante. Sì, l'arancione ha dominato ancora una volta, ma questa volta sono stati Lando Norris e la sua McLaren ad infliggere una dolorosa sconfitta, la prima al padrone di casa, Max Verstappen. Lando è stato perfetto, una pole position con 3 decimi di vantaggio sulla Red Bull di Max per far capire il potenziale degli sviluppi portati dalla McLaren in Olanda. Una partenza regalata al padrone di casa e un trionfo finale che contiene due messaggi forti. Oltre 22 secondi di vantaggio sul secondo. A Max non era mai successo nei 3 anni precedenti, ma l'onta del giro più veloce all'ultimo passaggio per Max Verstappen e la Red Bull si è trattato davvero di uno schiaffo violento. Allora, la McLaren ha portato degli sviluppi, tanti sviluppi, ben studiati nel corso del tempo e questi hanno dato immediatamente prova della loro bontà. Certo. Parliamo di sviluppi, parliamo di tecnica, parliamo con Paolo Filisetti. Paolo, ma Andrea Stella, ogni volta che mette in pista qualcosa si capisce immediatamente dal cronometro che questa cosa ha un'efficacia straordinaria. Sì, infatti bisogna dire che McLaren ha sviluppato la macchina solamente in 2 pacchetti. Uno è il pacchetto presentato e introdotto a Miami e l'altro appunto qui in Olanda. È stata fatta anche una scelta di accorpare parecchie soluzioni in ciascuno di questi pacchetti proprio perché comunque il budget cap impone sostanzialmente di fare uno studio olistico, cioè vale a dire distribuito su tutta la vettura. Uh-huh. Questo proprio perché in questa maniera tu razionalizzi meglio la fase di studio preparazione, quindi anche simulazioni, gallerie del vento e quant'altro. Quindi la cosa però notevole, come tu sottolineavi giustamente, è il fatto che ognuno di questi 2 pacchetti ha mostrato immediatamente uno step in avanti di questa macchina, cosa che invece dobbiamo riportare su tutte le altre squadre, parlando anche solamente dei 4, definiamo di top team, quindi Ferrari, Red Bull, Mercedes, al di fuori appunto della McLaren, invece non è avvenuto così ogni volta che hanno introdotto degli sviluppi, alcune volte sì,
molte altre volte. Questo cosa significa? Che in McLaren Andrea ha delle idee chiare e vanno nella giusta direzione? Beh, diciamo più che Andrea Stella ad avere delle idee chiare, che lui ha delle idee sicuramente chiarissime per la programmazione del lavoro. Certo. Ha avuto delle idee chiare sulla gestione dei gruppi di lavoro singoli. C'è da dire che, bisogna dirlo, nonostante anche alcuni team principal di recente abbiano fatto dei paragoni calcistici, ad esempio parlando appunto di Mbappé, comunque parlando del Paris Saint-Germain che nonostante abbia delle star non vinca sempre, in realtà io credo che anche in squadre dove ci sono 1200 addetti, le competenze singole contino, e io penso che l'assunzione alla fine dello scorso anno di Rob Marshall sia un elemento chiave anche di questa rinascita, uno degli elementi chiave della rinascita della McLaren. È uno che conosceva i segreti Red Bull, è uno che conosce diciamo le metriche per assettare la macchina come era la Red Bull, e guardate che McLaren e Red Bull hanno molte similitudini in termini di sospensioni, sono identici sostanzialmente gli schemi, però sulla Red Bull dal momento in cui Rob Marshall se n'è andato onestamente c'è qualche cosa che non ha più funzionato a dovere, e invece non stanno sbagliando più nessuno sviluppo, non solo quindi per il lavoro fatto a casa ma anche per come lo mettono in pista. Oscar, possiamo a questo punto dire che la McLaren come squadra ha superato abbondantemente la Red Bull e quindi è la prima candidata ad andare a conquistare il titolo costruttore? Io nelle mie previsioni ammetto, mi ero detto ok, sarà fatica, qui sarà dura per Max, ma vince Max. Onestamente devo ammetterlo, ero sbagliando. Dopo le qualifiche, 3,5 decimi, ho detto aia. È tanti, vero. E poi vista la gara, mi sembrava il Max dell'anno scorso, 2 anni fa. Cioè, non c'era gara, cioè veramente faceva un altro sport. Con la pipa in bocca, veramente non, e la dimostrazione, il degrado gomme, i consumi, risparmiare, tutte le balle che sentiamo, certo, si è, man mano che si va verso la fine della gara, largamente compensati nelle performance dal fatto che la macchina diventa leggera, ma lo diventa per tutti. Certo. E questo signore fare il giro più veloce dopo 27-28 giri di gomme vuol dire proprio che avevano una sopra. Quella che io per anni dicevo della Red Bull, non sappiamo il loro reale potenziale, perché se questo avesse bisogno se ne va e non lo vedi più, e adesso sta succedendo a questa macchina. Ecco, qual è il reale potenziale della McLaren e qual è il reale potenziale, poi ne parleremo in maniera più specifica, della Red Bull, ma quello della McLaren? Beh, quello della McLaren è ampiamente in lizza per vincere il titolo costruttori. Penso che, adesso non dico che ormai è fatta, ma insomma il trend è evidente in termini di punteggi, quindi il potenziale c'è per diventare il campione, per vincere il titolo costruttori di quest'anno. Tra l'altro, ricollegandomi a quello che diceva prima Paolo, la particolarità della McLaren è quando loro portano un pacchetto di aggiornamenti, funzionano tutti insieme, mentre le altre squadre cominciano a montare il fondo vecchio, l'ala nuova, cioè non riescono a tenere insieme gli effetti. Quindi loro hanno, da un punto di vista tecnico, le idee chiarissime e già da 1 anno e mezzo. Da un punto di vista, secondo me, di gestione della gara, fanno ancora un po' di pasticci nei team radio. Anche in Olanda abbiamo sentito francamente dal muretto delle richieste un po' strane verso Norris, tipo secondo te stiamo correndo contro Max o contro Lewis, oppure dico ma se esce la safety car abbiamo 10 secondi. Sì, beh, poi quindi, non dimenticarti regalone son che era doppietta sicura. Sono cose che secondo me c'è un po' di confusione. Non ha guidato come ci si aspettava. Questa qui è un'altra delle loro ciofeche, infatti, dovute all'esperienza nel vincere. È lì il punto debole. Perché questa è la doppietta sicura. È lì il punto debole. Giorgio Piccolo, sei un direttore sportivo. Cosa ha sbagliato la McLaren in una gara nella quale ha dominato? Dunque, premesso che io non ho visto il Gran Premio perché ero al Mugello, però mi sono un po' informato in giro. Credo che l'unico errore che possono aver fatto è quello che ha appena citato adesso Oscar sulla gestione di Piastri, che non hanno potuto fare la doppietta. Dio, tirano dentro subito il giro dopo, fanno primo secondo. Esatto. Punto. Quello lì, non ci vuole un genio. Sicuramente è stato l'errore che possono aver fatto, ma sono comunque
più che contenti per aver vinto con un notevole vantaggio che non si vedeva da tempo. E questo credo dia il reale valore sia della squadra che della macchina e anche di Piastri, di Norris, certo. Allora volevo andare, per chiudere il discorso McLaren, volevo andare proprio da ad Autosprint, perché Mario Donnini, uno dei misteri di questa Formula 1, poi giustamente Oscar ha detto adesso, se lo chiamavano dentro subito facevano primo e secondo, ma il distacco, la distanza fra Norris e Piastri, che non è certamente Perez ma è Piastri e sappiamo che, di chi stiamo parlando, non è quella che si è vista in Olanda. No, ha dovuto la strategia. Sembrava che guidassero due macchine diverse, con due reattività diverse. Norris, quando ha passato Verstappen, se n'è andato via, non l'ha vista più. Giro dopo giro ha macinato secondi su secondi, mentre Piastri faticava ad andare a prendere con 10 giri di gomme fresca rispetto a Leclerc, faticava ad andare a prendere Leclerc. Come l'hai letta tu questa cosa? Ma secondo me tu hai didascalizzato molto bene, con molta onestà e con molta efficacia, e credo di poter dire anche molta descrittività la situazione. Cioè, io ho una sensazione che a Norris non gli perdoniamo niente e invece a Piastri gli perdoniamo tutto, nel senso che la verità dice che sono, allora, anzitutto c'è stata una differenza che si è evidenziata tra i due, che si è evidenziata già dalle qualifiche, e lì non era questione di tattica, semplicemente Norris andava di più. E dopodiché in partenza hanno fatto lo stesso, si sono piantati in maniera marchiana entrambi. E Piastri si è veramente piantato. Ho la sensazione che tutto quello che fa Piastri sia sensazionale. Quando fa gli errori ci giriamo dall'altra parte per non dirlo fino in fondo. Quando invece sbaglia Norris, al complesso della partenza, se il Gran Premio durasse tre curve di meno le prime, vincerebbe il mondiale, eccetera, eccetera. Probabilmente, allora, è vero quello che diciamo di Norris, cioè parte male. Non so se c'è un problema McLaren nel rilascio della frizione, ma non mi sento di utilizzare un teorema accusatorio rispetto al quale non ho alcuna preparazione tecnica, se non la fantasia che mi permetterebbe di subodorarlo. Allora dico che molto probabilmente c'è veramente una vulnerabilità, perché poi non è neanche la partenza, le prime tre curve, cioè Norris ha sto problema che lui va in transagonistica e commette degli errori d'ansia di prestazione. L'altro però è strano, perché ho la sensazione che Piastri dipenda molto da come si sveglia la mattina della gara. Se mette giù il piedino giusto, allora è favoloso, è spietato, addirittura può umiliare Norris. Se mette giù il piedino sbagliato, sparisce. Non lo so se è dato dall'immaturità, però credo che sia ora di cominciare a fare qualche piccola critica anche a Piastri. Anche perché se resti dietro per un sacco di giri alla Ferrari di Leclerc, d'accordo che restare dietro a Leclerc è onorevole, ma questa Ferrari onestamente non credo che sia irresistibile per una McLaren, se lo stesso Norris ha letteralmente sverniciato e passato sopra alla Red Bull di Verstappen. Quindi secondo me c'è stata una concomitanza di fattori, da una parte un errore di strategia, e lo confermo anch'io per quello che posso capirne, della McLaren, dall'altra Piastri non mi sembrava si fosse alzato scendendo dal letto col piede giusto. Speriamo lo faccia a Monza, ma per il momento, in attesa che ciò accada a partire da domani mattina, andiamo nel box della Red Bull. Mamma mia, cosa è successo in Red Bull? Chiama aiuto, sicuramente Max chiama aiuto. Vediamo il servizio. Era nell'aria il sorpasso della McLaren sulla Red Bull, troppo chiare le avvisaglie pre-vacanze. Ora il titolo costruttori è davvero in discussione, con la McLaren che ha dimostrato di avere i numeri giusti per aggiudicarselo, ma neppure la Ferrari è tagliata fuori dalla sfida. Certo, bruciano i 22 secondi di ritardo da Lando alla fine della gara, un ritardo al quale Red Bull dovrà necessariamente rispondere, perché a 9 gare dal termine del campionato e 234 punti a disposizione, i 70 punti di vantaggio per Max Verstappen sono importanti, sì, ma non decisivi.
sì, riparto da Oscar questa volta. Oscar, cos'è successo a questa Red Bull? Si è praticamente persa. No, resiste solo la capacità di Max Verstappen di portare a casa il risultato. Ma io non direi persa. Qui Max ha preso 13,5 da Norris in qualifica e il suo compagno di squadra ha preso 5 da lui, dove di solito sono 7, 8, 10. Quindi non direi proprio persa. È per dire che, malgrado stiamo dando dell'incapace totale o di chi si è bevuto il cervello l'altro, qui lì a mezzo secondo anche lui, ti ripeto, non va più come prima, e c'è una McLaren che va molto più forte, perché la migliore delle altre è il pacchetto Verstappen Red Bull. Certo, non è più la macchina irresistibile, perché hanno perso il feeling in qualcosa, come diceva lui, due persone chiave, Newey e quell'altro per lo sviluppo, perché è poi già appena nata la macchina dominava perché gli altri non erano pronti, ma la macchina è estrema, estrema, basta sbagliare una robina. La cosa che dicevate prima voi dei pacchetti di sviluppo McLaren, questo fa pensare, questi signori o sono chiaroveggenti o hanno detto: signori, se il pacchetto ben preparato funziona, diamo un giro di volta al campionato. Bam. E guarda che quando fai non una cosa alla volta, una volta il fondo, che è un pregio e un difetto, una volta l'ala, piccoli passi, ma un pacchetto sostanzioso, se non funziona, che butti via tutto, ricominciare, cioè rischi veramente. Sì, certo. Invece hanno talmente le idee chiare e sono convinti, e quello che dicono è sempre rispettato, però da lì a dire, certo la Red Bull è in crisi, perché? Perché hanno Tyson e loro sono Fraser, ma se loro sono in crisi, gli altri? Beh, ma teniamo presente una cosa. Allora, noi l'anno scorso a quest'ora diceva, non sapevamo quanto vantaggio aveva la Red Bull. Non c'erano più. Non ci sono più. No, infatti, non c'erano però, più. No, scusa, volevo andare su Paolo. Dire che la Red Bull non c'è più è qualcosa, sembra quasi un sacrilegio. Ma allora, sembrava un sacrilegio, e di fatti eravamo anche tutti partiti, diciamo, alla fine di questa brevissima, definiamola, vacanza estiva, con l'idea, beh, arriverà appunto Zandvoort, la pista di casa, e questo inciderà molto, perché avevamo ancora il film nella testa, sì, di come andava la RB19, cioè la macchina dello scorso anno, su quel tracciato. Certo. Onestamente, se noi andiamo a vedere che cosa ha fatto la Red Bull quest'anno, e quindi quei 22,9, tu gli hai fatto lo sconto di 9 decimi nel sì, servizio, sì, vero, quindi vero. Sono 23 secondi, 23 secondi, esatto, che si sono presi. E tra l'altro bisogna aggiungere una cosa, secondo me, non perché mi piace adesso mettere il carico da 90, appunto ha fatto una partenza oscena alla McLaren, cioè entrambi i piloti, e quindi loro hanno impiegato 18 giri per riprendere poi sostanzialmente la testa della gara. Ma immaginiamo che non avessero fatto per un attimo la partenza oscena, e il signor Verstappen si prendeva 30 secondi, se ne perdeva 23, perché calcolando il distacco medio che loro hanno accumulato per ogni giro, ti veniva che erano altri 7 secondi da aggiungere ai 23. Quindi che cosa vuol dire? La Red Bull non è quella dello scorso anno neanche lontanamente, lo testimonia il fatto che per 5 gare appunto Verstappen non ha vinto, lo testimonia che comunque anche le pole position che l'anno scorso gli venivano facili, qualche volta gli sono venute anche nella parte finale delle gare della prima metà della stagione, però neanche lui sapeva come, cioè diciamo il suo talento riusciva a mettere insieme un giro che però non si capiva come era riuscito a fare. E poi bisogna aggiungere un fatto: Red Bull è, giustamente faceva notare Oscar, estrema, tanto estrema che sono stati costretti a partire dall'Ungheria a deliberare il pacchetto da alto carico, che include una carrozzeria totalmente diversa, ma non per una funzione aerodinamica prestazionale, ma per una funzione calore, di puro scambio termico, calore, pura affidabilità. E questo che cosa ti equivale a dire? Che comunque tu la concezione che ti dava determinati punti di carico, determinato equilibrio aerodinamico, la vai comunque a sconvolgere. Non avranno fatto certamente un lavoro pessimo, ma è certamente anche questo la dimostrazione di una debolezza, cioè della serie. E poi non dimentichiamo che loro hanno deliberato il quinto motore, e questo aveva fatto sì che prendesse penalità nel Gran Premio precedente, cioè quello del Belgio. Perciò il quadro, secondo me, della Red Bull sotto il profilo competitività
lasciamo perdere adesso la classifica, perché la classifica è falsa, cioè, o quantomeno la classifica si basa sul tesoretto che Verstappen e la Red Bull hanno accumulato all'inizio stagione, ma è un tesoretto che fai grandissima fatica a non spendere, a conservare. Certo, assolutamente sì. Ma io... volevo andare su Gianluca. Guarda, a me è quello che, parlando di un argomento non tecnico, quello che mi ha sorpreso di Verstappen in questo Gran Premio è quanto fosse rassegnato, bravo. Perché noi siamo abituati a sentirlo, che lui strepita per radio, questa macchina non va da nessuna parte, la tiro contro un muro. Questo Gran Premio lui non ha fiatato. Quando è arrivato Lando l'ha fatto passare. L'ha fatto passare. Consapevole. Ma a fine gara ha detto, vabbè ragazzi abbiamo fatto il massimo, la macchina era quella che era. Cioè non era no, lui. No, ha detto, con questa macchina con questa meglio di secondo. Meglio di così non fare, si poteva fare. Ho fatto secondo. Ma non è da lui essere così rassegnato. Quindi questo è un campanello d'allarme molto, molto, molto grave. Allora, siccome noi qui siamo stati i primi a dire che il campionato costruttori poteva essere messo in contesto con altre squadre, oggi come oggi possiamo dire che il titolo piloti non è certamente quello di Max Verstappen, con estrema sicurezza nonostante i 70 punti, oppure Max può ancora tranquillamente gestire quel tesoretto di cui prima parlava anche Paolo? Io credo che possa ancora gestirlo, sono 70 punti, non deve vincere tutti i Gran Premi, gli basta arrivare abbastanza punti vicino al podio, sul podio, e poi Norris dovrebbe vincerle tutte, insomma, quindi secondo me il mondiale piloti è già... penso che sia di Verstappen abbastanza con certezza, quello costruttori è più aperto sicuramente. Ah no, con questo volevo dire una cosa, ipoteticamente pensavo prima, la crisi della Red Bull forse è cominciato a nascere all'inizio stagione quando c'era la guerra fra i vari poteri, forse sì, si è rotto qualche equilibrio, certo, che poi certo. È arrivato assolutamente, sì, sono convinto anch'io, una roba di lontana, insomma, che è arrivata adesso il culmine. E il papà, sì. Il papà di Verstappen ha detto: mi stupirei se Horner riuscirà a mettere insieme di nuovo a rimettere insieme la squadra. Quanto pesa l'uscita di scena di Newey? Pesa parecchio, penso, non so se è ancora operativo oppure se è già andato via, ok, quindi pesa sicuramente parecchio, è comunque uno carismatico che aveva il carisma e anche le conoscenze tecniche per rimediare a certi errori o per sistemare pacchetti di sviluppo, cose di questo genere, insomma. Ecco, anche a Mario Donnini volevo fare praticamente la stessa domanda. Mario, ma Max Verstappen può gestire con una certa tranquillità questi 70 punti, ce ne sono ancora oltre 300 a disposizione? Visto e considerato che su una pista dove la sua Red Bull veniva data ancora per ipercompetitiva, insomma, ha portato a casa un secondo posto, a Monza potrebbe andare fuori dal podio se guardiamo bene qual è la situazione, quindi se Norris invece, che ha dimostrato per contro una grande capacità di stare davanti, dovesse davvero cominciare a vincere una dietro l'altra, non ti convince? Guarda, io ho sempre fatto molta fatica a matematica e quindi tutto quello che dico lo dico col beneficio del dubbio, sotto la mia responsabilità e con poca autofiducia, però tra il primo e il secondo ci sono 8 punti e quindi è chiaro che con 70 punti di distacco e con 9 gare che mancano, se Verstappen arriva sempre secondo e fa 5 giri più veloci, campione del mondo matematico, quindi potrebbe vincerle tutte Norris, e lui arrivando sempre secondo e badando a fare giri più veloci l'avrebbe già fregato. Con questo voglio dire, considerando che le macchine sono estremamente affidabili, quindi non puoi sperare sugli zeri altrui, perché questi sono tali che se non ci sono casini o colpi di scena arrivano sempre. Oramai le macchine arrivano sempre e sono macchine che possono arrivare prime, seconde e terze, cioè è difficile che vanno oltre il terzo posto. Verstappen, se non ha una sfiga, non va oltre il terzo posto. E quindi significa che fai una fatica boia, anche se hai 9 Gran Premi, a recuperare i 70 punti. Quindi io dico che la McLaren da qui alla fine vincerà diverse gare, ne vincerà probabilmente più di tutti, però oramai è tardi per andarlo a prendere, anche perché Verstappen è uno cazzuto, è uno che comunque anche quando va male va bene,
E il fatto che lui sia più tranquillo, il fatto che non abbia tirato le carte per aria, che non abbia buttato il poker a monte come faceva prima, come ha fatto in Austria e come è il suo stile, nel suo DNA, far casino se non vince, è perché ha capito, ha sentito l'odore del quarto titolo. Questo ha capito che deve star buono e calmo, accontentarsi di andare a podio, arrivare secondo perché ha già vinto. E quindi questo è il vero problema, perché questo io determino dicendo: questo è il mondiale conduttori, e il mondiale costruttori non frega niente a nessuno. Io non ho mai visto uno che ha messo un poster su una cameretta, un appassionato perché ha vinto il mondiale costruttori. Questo è il mondiale che è nato come mondiale conduttori, piloti, e non ce ne frega niente, frega solo ai ragionieri che beccano i soldi chi vince il costruttori. E purtroppo conduttori, ho paura, anche se io tifo Norris, ho paura che sia assegnato al furbo e capoccione bravo Verstappen. Bene, detto questo, andiamo un attimo in pubblicità. Quando ritorneremo entreremo nel box della più attesa nei prossimi tre giorni, la Ferrari. Bene, eccoci nuovamente insieme. Sì, stiamo per entrare nel box della Ferrari, ma prima ritorniamo sul nostro gioco, perché ancora non ci siamo. Siamo a Monza con una foto in bianco e nero. Vogliamo sapere in che anno è stata scattata questa foto, perché i tre personaggi che sono coinvolti e dei quali vogliamo sapere il nome e il cognome vi dovrebbero già indicare anche l'anno in cui è stato fatto questo scatto fotografico. Chi sono i tre personaggi che hanno lasciato, ripeto, a Monza un segno indelebile? E più aiuti di così non ve ne posso dare. Scrivete anche il vostro nome e il comune dal quale ci scrivete, il vostro nome di battesimo, chiaramente. Bene, detto questo, avevo detto che la vittoria era il libro sulla Formula 1 di Monza, eccolo qua, adesso c'è, eccolo qua, Formula 1 Monza. Questo è il regalo che facciamo naturalmente a colui che ci dà per primo la risposta esatta e che avrà l'opportunità di venire qui, come questa sera è presente Enrico da Bordighera, che ha vinto il biglietto del Minardi Day. Detto questo, andiamo in Ferrari, perché la Ferrari ha staccato un ticket che potrebbe portarla a lottare anch'essa per il titolo costruttori. Vediamo. In Olanda niente sviluppi e nessuna speranza. Alla Ferrari avevano messo in chiaro le cose dal venerdì. Quella di Zandvoort è una pista ostica per la Ferrari. Non abbiamo portato sviluppi, cercheremo di fare del nostro meglio senza pretese. Le prove ufficiali sembravano confermare le poche speranze rosse. I 9 decimi di ritardo di Leclerc dalla pole position sembravano davvero incolmabili. Poi arriva la gara che non ti aspetti, a sconfessare tutto il pessimismo della vigilia. Passo gara impressionante, strategia perfetta, e il podio che Leclerc sembrava il frutto di un miracolo si materializza come per incanto, e la quinta posizione di Carlos Sainz conferma un weekend da incorniciare. Abbiamo voluto chiudere il servizio con questa immagine fresca presa proprio dalla Ferrari, con Leclerc che cerca di far sbagliare proprio alla prima staccata della vecchia pista, chiaramente, il compagno Sainz. Però quello che non ci torna, Paolo, è questo mistero. Cioè, una Ferrari che si presenta il venerdì, dice: non abbiamo portato sviluppi su una pista dalla quale non ci aspettiamo grandi risultati. Il sabato confermano
le qualifiche queste parole, anzi lo stesso Leclerc dice è un miracolo il podio, non pensate che. La domenica una gara perfetta, perfetta anche nelle strategie, porta le due Ferrari là in alto. Come mai? Che è successo? È un bel quesito, nel senso, allora, bisogna secondo me riportare tutte le cose in un certo alveo di logica. Mm. Allora, sappiamo tutti quest'anno che la SF24 comunque è, rispetto alla macchina dell'anno scorso, una macchina molto meno efficace in qualifica di quanto poi mediamente non lo sia stata in gara, nel passo gara, ma in generale, adesso al di là di quelli che poi sono stati i passi indietro fatti durante l'estate. Però ovviamente il gap di 9 decimi in qualifica è una roba pazzesca, perché 9 decimi su una pista corta come quella di Zandvoort è un'eternità. Quindi questo ti faceva immaginare che ci sarebbe stata una gara pessima. Il fatto che la macchina sia andata bene, che cosa vuol dire? Vuol dire che in determinate micro condizioni fondamentalmente quella macchina la prestazione ce l'ha, perché il discorso è anche quello, cioè non è che non ce l'hanno gli altri e poi dopo ce l'ha la Ferrari. Però equivale sostanzialmente a dire che cosa? Beh, c'era una differenza, c'era. In realtà ci sono state solamente 2 sessioni d'asciutto, cioè una la FP2, l'altra la qualifica stessa e poi la gara. Ma la gara si è corsa non con la stessa temperatura né della qualifica e neanche della FP2, però una temperatura non di molto diversa, 3 gradi. Però si dirà, c'entra qualche cosa, non c'entra. Probabilmente sì, cioè mi spiego, perché altrimenti altre non lo so, alchimie è difficile trovarle, perché sai benissimo che se riesci a far funzionare, anzi quando hanno montato alla fine anche nel secondo stint le gomme hard, che di solito sono sempre state qualcosa da mettersi le mani nei capelli per la Ferrari per farle funzionare, è riuscita appunto a contenere, e lì abbiamo tutti adesso il dubbio di che cosa effettivamente abbia fatto Piastri, è riuscita a contenere anche Piastri, che si è avvicinato, aveva addirittura un vantaggio di gomme e poi è rimasto lì ad un secondo. Esatto. Quindi il ragionamento qual è? Beh, in quella, chiamiamola finestra, è andato bene. Leclerc, bisogna dire, in termini di guida ha guidato comunque alla perfezione, oserei dire, e a livello di esecuzione della gara in termini di strategia non hanno sbagliato nulla. Mettiamo insieme queste tre cose e sostanzialmente abbiamo il risultato. Secondo me ovviamente questo risultato però è anche mutuato, come abbiamo detto, da quella gara che non abbiamo capito di Piastri, cioè, perché oggettivamente da un lato dando la responsabilità al team che gliel'ha rovinata con una strategia idiota, dall'altro lato anche lui che è sembrato globalmente poco incisivo dalla partenza in poi. Tu come hai letta, Oscar, la gara della Ferrari? Ma a me fa specie, perché cercare, come Paolo giustamente da professionista, di trovare delle spiegazioni logiche in questa roba mi fa ridere, perché non le trovo, non le vedo. Io ti ripeto, da inizio anno continuiamo a parlare di track feeling, perché delle macchine che qui vanno bene e la vanno male. Io da inizio anno sarcasticamente continuo a dire che in Ferrari quando vanno forte non sanno perché, quando vanno pianissimo e fanno lì non sanno perché, lo sto dicendo all'inizio anno, e ogni volta ne sono sempre più convinto, ma non solo loro, però ti dico, in questo posto dove se senti le dichiarazioni di ognuno, ma anche il cronometro che non conta balle, dove non puoi toccare la macchina dopo le qualifiche, domani vai forte e servono delle spiegazioni tre gradi e non sai perché, questo qui vuol dire che niente vieta che la prossima sia o meglio o peggio al contrario, perché a questo punto altrimenti l'augurio è non portate nessun aggiornamento, guai, perché se non avendo toccato niente salta fuori che fai una gara così, dove un autorevole collega di Mario Donnini, che è qui che scrive sul suo giornale, ha persino un signore che fa tutti i gran premi, qui dovrebbe intendersene e vedere i dettagli. Questa Ferrari con questo Leclerc, no, questo Leclerc con questa macchina è ancora in lotta per il titolo. Vabbè, va bene, la scrive un professionista, quindi io posso dire il contrario? No, no, in lotta per il titolo costruttore. No, noi. Questo è con questa macchina, non ha parlato dell'altra di Sainz, perché l'italiano so leggere, però a questo punto se mi dite perché, magari 3 gradi, non so, perché se la macchina dopo le qualifiche non si è toccata e domani volo qualcuno,
deve tecnicamente dirmi come mai. Allora, hai messo sul non tavolo... Non toccatela allora, guai gli sviluppi a Monza, sono preoccupatissimo. Naturalmente sta scherzando. Andiamo a vedere in casa di Autosprint allora. Chiamiamo in causa Mario Donnini. Mario, ma... questa Ferrari, tu l'hai capita che cosa è successo in Olanda? Perché qui nessuno ci sa spiegare, ma neanche gli ingegneri della stessa Ferrari hanno subito potuto spiegare alla gente il perché di queste prestazioni, il perché di questo Gran Premio straordinario dopo turni di prove libere fatti un po' così per via del tempo, ma delle qualifiche che ti facevano presagire una gara anonima. Tu l'hai capito? Ma io assolutamente no. Cioè, io credo una cosa, che la differenza tra la McLaren e la Ferrari è che la McLaren porta dei pacchetti di aggiornamento e la Ferrari tira dei pacchi. Non c'è altra spiegazione. Cioè, voglio dire, tutte le volte... che hanno messo le mani sulla macchina hanno reso una macchina dignitosa un autotreno. Quindi a questo punto io l'ho anche scritto sul giornale, io spero che gli vada in bomba al computer e non trovino più nessun aggiornamento per Monza, perché se non la toccano rischiano di vincere. Con Oscar, tutti quelli che non sanno che pesci pigliare, appena ci mettono le mani peggiorano le cose, perché la Formula 1 non è una scienza esatta, però è una scienza precisa. Cioè, se tu sai quello che fare, riesci a far qualcosa. Se non sai quello che fare, cioè, la differenza è che sostanzialmente la Ferrari è una squadra tecnicamente decapitata. Cioè, oramai chi ha studiato la macchina non c'è più. La Red Bull è una squadra tecnicamente decapitata. Cioè, tutti gli aggiornamenti fatti, perché copiati e lasciati sul blocchetto degli appunti da chi se n'è andato. La verità è che oramai coloro che gestiscono autocraticamente gli uffici di progettazione e sviluppo, se se ne vanno, lasciano gli altri nei guai. E guardate che Red Bull e Ferrari in questo momento sono nei guai, perché coloro che hanno messo mano alla macchina se ne sono andati verso altri lidi, e quindi tutti gli altri, appena la toccano, fanno dei danni. Questa è la mia spiegazione. Ok, chiedo alla regia tecnica di ripristinarti un po' la linea, perché è leggermente disturbata. Io invece vado su... Voglio venire da te, Calvaresi, perché tu mi darai una risposta un pochino più comprensibile rispetto, perché questa Formula 1 dei misteri ormai. Noi abbiamo detto ad un certo punto, beh, la gente viene fatta ballare sulle tribune, tanto poi quello che succede in pista, chi lo sa, non lo sanno neanche gli ingegneri che preparano le macchine, che cosa faranno poi le macchine in pista, ma è possibile? È possibile, perché dall'inizio dell'anno che vediamo che tra il primo e il decimo ballano 2-3 decimi, e in quei 2-3 decimi succede di tutto. Succede che la Ferrari arriva quinta, sesta, settima in un Gran Premio, e il Gran Premio dopo arriva come arriva, e come abbiamo detto non lo sanno anche loro, perché poi il fattore che spiana tutto sono principalmente le gomme, gli pneumatici, quindi la famosa finestra di temperatura, che è un po', secondo me, in tutto il motorsport è un po' croce delizia, perché far funzionare bene queste gomme è un fatto di magia nera, potremmo dire, per le gomme. Quindi ricollegandomi a quello che diceva prima Paolo, perché è assolutamente corretto, basta che entri in questa famosa finestra di temperatura e il tuo mondo cambia. Però è veramente, ormai non dico un fatto di fortuna, ma veramente è una cosa che in una certa misura esula dalle disponibilità della squadra. Poi la squadra deve essere brava a, certo, soprattutto da un punto di vista meccanico, di sospensioni, tenere la macchina in quella famosa finestra. Però se non ci riescono, adesso non, poi ne parleremo, ma la Mercedes per esempio doveva spaccare, certo, il mondo prima del parito. È sparita, è la stessa cosa. Adesso ne parleremo, ma è possibile che una Formula 1
Giorgio, rimanga in piedi con una finestra aperta o chiusa, se ci sei dentro bene, se non ci sei dentro sei fuori, ti puoi chiamare anche Max Verstappen, ma se non c'entri la finestra... Per come sono concepite le macchine, sì, ma come ha detto lui adesso, anche noi nel GT abbiamo la finestra, è un po' più ampia, quindi facciamo meglio a azzeccarla. È una porta finestra. È una porta finestra scorrevole. In Formula 1 tutto è molto più al pelo e fanno più fatica. La Ferrari, Churchill diceva che la Russia in guerra era un enigma avvolto in un mistero, è la stessa cosa, perché non si sa cosa possa succedere dopo domani. Gli posso fare una domanda a Paolo? Sì, certo. Che era lì che l'ho toccata con mano. No, perché veramente io comincio a dire, io ho 40 anni e non mi è capito niente, allora se è una scienza esatta. Guarda là, cioè, ha toccato lui l'argomento Mercedes, sì? Perché se anche un Verstappen, come hai detto tu, se non è nella finestra giusta è ridicolo, certo. Immaginati un Hamilton, allora la Mercedes ha vinto 3 degli ultimi 4 Gran Premi, qua erano a lottare. Aspetta, no, di Mercedes, ho finito la Mercedes, era per arrivare alla domanda a lui, cioè... 3 dei 4 Gran Premi qui lottavano con l'Alpine e neanche loro sanno perché, quindi sono messi come la Ferrari, ma la Ferrari andava forte, la macchina, perché Leclerc, esatto. Signori, la gran gara l'ha fatta Sainz, partendo detto. Là con 5 sorpassi, vuol dire che era la macchina la che domenica mattina... Qual è la domanda? La domanda, no, perché hai fatto un'introduzione che perché? Non finisce mai, perché? La domanda! Perché ha guidato bene, ho sentito tutto! La domanda... Perché la Ferrari domenica mattina di colpo volava? Ma è la domanda che sto facendo io dall'inizio, no, della Ferrari. È precisa, perché? Perché volava? Perché volava? Perché ha centrato la finestra? Do una doppia risposta perché penso che meriti questa doppia risposta. Ha centrato uno, la se finestra. Lo sapessi, allora la Ferrari mi avrebbe assunto meglio di Newey e guadagnerei qualche milione, probabilmente, e non lo so. Punto 2, però penso che tutti possiamo convenire di un fatto che credo abbia a che fare con la tipologia di queste macchine. Cioè, ci siamo tutti resi conto oramai come queste macchine, e lo stiamo dicendo da... quindi da 16 Gran Premi oramai sono ravvicinatissime. Quindi se tu parti dal presupposto che le macchine, diciamo top, sono tutte ravvicinate e poi ci possono essere delle condizioni al contorno che io non so quali siano, il vento, l'aria, il caldo, quel cacchio che è, bene, tu ci vuole niente per passare da genio a scemo, per parafrasare la famosa frase di Fernando Alonso. Quindi non mi stupisco, cioè alla fine non riesco a trovare e razionalizzare in maniera precisa tutto quello che ha generato questo, però se appunto abbiamo visto, come ha fatto notare, poi passeremo alla Mercedes, però appunto la Mercedes che ti ha vinto 3 delle ultime 4 gare prima della pausa estiva, arriva qui, lottano e hanno praticamente salvato la faccia a Perez, perché Perez è arrivato 7º, perché gli altri due sono arrivati 8º e 9º. Si è fatto 2 pistole. Esatto, anche, aggiungendo anche la cazzata di Russell, se vogliamo aggiungere. Beh, allora dobbiamo dire questo, queste macchine sono talmente ravvicinate, esatto, che basta veramente poco perché uno passi indietro. Allora, io vorrei fare un passo in avanti. Tanto è sempre da quella finestra che dobbiamo passare. Domanda. È sempre da quella finestra che noi dobbiamo passare per fare. Gli sviluppi ti aprono o ti chiudono la finestra. Questo è qui non c'erano in sviluppi. Sintesi. No, qui non c'erano sabato sviluppi. Domenica volava. Gli ultimi che hanno portato, molto ovviamente, si sono ritrovati bene su domenica, questa pista. Sabato no. Perché c'erano, allora, perché la finestra era chiusa. Andiamo invece, Domenico, il nostro regista, volevo portarlo sulla foto di Vasseur, che lì mi sembra che ci sia una domanda da fare ai nostri opinionisti. Vediamo se abbiamo la foto di Vasseur. Perché? Perché Vasseur, sostanzialmente parlando del caso Newey, ha detto: ma sostanzialmente io vedo non tanto un genio all'interno di una squadra, ma un gruppo geniale che fa squadra per andare a conquistare il risultato. Eccolo lì insieme. Mettiamola a tutto schermo, Domenico, questa foto. Vedete che questa foto riproduce esattamente il pensiero di Fred Vasseur, lui insieme ai suoi uomini. E allora, qual è il futuro a questo punto della Ferrari? Un gruppo di persone che realizzerà la macchina senza sapere bene chi fa che cosa, o arriverà qualcuno
perché hanno detto che a Monza porteranno anche delle informazioni oltre che tanti sviluppi. Arriverà qualcuno che verrà ufficializzato come DT, responsabile tecnico, sotto il quale nascerà poi la... Io vuoi rovinare quei rapporti di Iliaco con Vasseur? Paolo! No, vabbè, scherziamo ovviamente. Ma sai, Vasseur appunto, l'avevo citato prima, un quarto d'ora certo. fa, appunto in quella sua dichiarazione calcistica, del paragone calcistico, dicendo prendete il Paris Saint-Germain, non vince la Coppa dei Campioni, esatto, nonostante, perché, abbia, nonostante abbia delle, campioni. Delle star come Mbappé. Beh, secondo me è un paragone poco calzante o per niente calzante. Prima di tutto perché comunque Mbappé, per quanto bravissimo fuori classe, rappresenta un undicesimo della squadra, anche se poi è la parte che deve realizzare i punti. E un altro conto è pensare al paragone con Newey, perché Newey è quello che deve realizzare la macchina. E sappiamo che percentualmente la macchina, comunque, anche che tu hai Hamilton o Verstappen, ti conta per il 70%. Ergo, avere uno che comunque ha sia visione, esperienza e lungimiranza nel creare un progetto e nel anche correggere i problemi intrinseci al progetto stesso, beh, secondo me non è avere un Mbappé, è avere 9 undicesimi della squadra. Mm-hmm. Ecco, poi ne posso avere due scarsi, però probabilmente la squadra va avanti. Quindi mi sento oggettivamente di confutare almeno l'opinione, la semplice mia opinione su quella di Vasseur, perché credo che invece avere un... E poi diciamo anche una verità. Ne parlavo proprio oggi con un collega. L'arrivo eventuale che si è ventilato per tanto tempo prima che venisse poi definitivamente smentita la cosa, come c'era nella copertina di Autosprint di certo. un mese fa, fondamentalmente di Newey cosa rappresentava? Rappresentava l'arrivo di altri tecnici, e questo, se andiamo a vedere, è questo il fulcro, perché vi posso dire che ci sono tantissimi tecnici, tanti tecnici giovani, anche quelli che stanno dietro le quinte e che noi, di cui noi non sappiamo neanche l'esistenza, il nome e il cognome, che però seguono Newey come se fosse stato il pifferaio magico con dietro tutti i topi. Ecco, questo è quanto. Cosa vuol dire? Che tu avevi anche la possibilità di svecchiare una squadra, certo. arriva linfa nuova, arriva entusiasmo nuovo. Ora io non so chi saranno i prossimi ad arrivare, sappiamo che arriva lo XR che diventa operativo il 1° di ottobre, dovrebbe esserci un altro nome e cerchiamo di scoprirlo, però onestamente per me, detto tra me come, ecco, in questo caso metà tifoso, ecco, beh, io vedo un'occasione mancata. Prima di tutto perché se andiamo a vedere quello che è stato la costruzione dell'operazione Hamilton tu la vedi costruita molto prima dell'inizio del campionato, al di là della conferma che è stata a gennaio, fine gennaio, e tutti ci si aspettava che questo rappresentasse il tassello principale che si congiungeva perfettamente con l'arrivo eventuale di Newey e dei suoi. Certo. Adesso è un lavoro, a mio modesto parere, lasciato a metà. Poi mi potrò sbagliare, però arriva Hamilton e tutto il resto, le garanzie tecniche cos'erano? Quelle che ci dava Cardile prima? No, fatemi capire, perché io in questo momento non capisco bene quale sia il disegno strategico della Ferrari sotto profilo tecnico. Allora, chiudiamo questo discorso con Donnini. Donnini, visto che voi di Autosprint avete dato il buon Newey alla Aston Martin, togliendolo chiaramente alla Ferrari, chi arriva alla Ferrari? Chi verrà ufficializzato in questo weekend? Ma guarda, io quando ho sentito il caro amico Paolo Filisetti che ha detto la Ferrari comunque punta molto come tecnico su Serra, io ho avuto un attimo di terrore, sono saltato dalla sedia perché credevo che intendesse Giorgio Serra, matitaccia. Una Ferrari disegnata da lui molto probabilmente avrebbe degli aggiornamenti più interessanti di quelli delle ultime gare. La verità, scusate, però io o scherzo sulle cose o dico le cose serie, se le dico serie non le dico tanto belle. La Ferrari ha mancato l'acquisto di Newey, è la più grande delusione da fermi della storia recente della Ferrari, cioè diciamocelo, perché sennò ci pigliamo veramente in giro. Cioè, siamo andati alla festa del liceo sperando di baciare la reginetta e alla fine baciamo il bidello.
Poi se tu mi chiedi come si chiama il bidello, ti dico non mi interessa granché. Non posso dire una roba anch'io? Il nome del bidello? No, volevo dire, ragazzi, a parte che io non ho magari la stessa stima che ha Paolo di certi personaggi, perché è uno che dopo 18 mesi non dice una parola italiano e lavora nel brand più famoso del mondo che è italiano, non posso averci stima. Però lui mi sembra, vi ricordate la parabola della volpe e l'uva? Certo. È la volpe e l'uva, cioè è troppo, non ci arriva, è troppo acerbo. Ma quando questo era convinto di arrivare a New e lo spacciava per già fatto, questi qui, tutti altri discorsi. Adesso uno dei tanti è quello, non è la star che fa mai il gruppo di lavoro. Allora, il suo gruppo di lavoro, che è Adriano Costa, James Ellison, Andrea Stella, Cardile se vuoi, cioè gli suggerisco io qualche nome, mettili tutti insieme, perché tutta gente che lì c'è stata è stata cacciata via per incapacità. Allora questo signore sarà lui che crea il gruppo di lavoro, chi, quando, poi il bidello si chiami come vuole. Questa è la parabola della volpe e l'uva, e capisco la sua posizione che deve vendere fumo ai tifosi, ma sono chiacchiere che non portano da nessuna parte. Bene, direi che dobbiamo per il momento chiudere qui, andiamo in pubblicità e ci rivediamo fra pochissimo. Bene, eccoci nuovamente insieme, siamo collegati anche con Monza, la seconda ora era dedicata proprio tutta al Gran Premio d'Italia. Allora, prima di tutto voglio ringraziare Andrea Cremonesi che è collegato con noi, eccolo qui, ciao Andrea! Ciao, buonasera a tutti! Oh, che bel manifesto che vedo alle tue spalle, però devo dire... È il manifesto del Gran Premio, esatto. Devo dire che la tua testa nasconde la macchina principale, cioè la Ferrari, ma non è un problema, non è un problema. Ah, ecco, vedi, subito, subito si è spostato. Ti trovi in sala stampa, sappiamo che sei praticamente quasi rimasto solo e ti ringraziamo per questa tua presenza. Abbiamo ancora una Mercedes molto velocemente e poi entreremo proprio Monza. Storia e presente con tutte le novità che ci aiuterai a scoprire. Quindi andiamo a vedere subito il servizio sulla Mercedes che parzialmente abbiamo già discusso. Vediamolo. Della gara, il più soddisfatto in casa Mercedes era Toto Wolff. No, non per la prova dei suoi piloti Lewis Hamilton e George Russell, rispettivamente settimo e ottavo posto a quasi 50 secondi dal vincitore. Un risultato davvero negativo per la squadra che aveva praticamente dominato il Gran Premio del Belgio. No, la soddisfazione di Toto era dovuta all'annuncio ufficiale che a Monza, in occasione della FP1, Russell cederà la sua monoposto nelle mani di Kimi Antonelli, che farà così il suo debutto in Formula 1 nel Tempio della Velocità, Monza, la più famosa e iconica pista del mondiale. Il campione più vincente della storia della Formula 1 accompagnerà il ragazzo sul quale Toto ha puntato tutto già 7 anni fa. Ma che Italia ritorna in Formula 1? Allora, per la Mercedes praticamente un passo indietro rispetto a quello che abbiamo visto almeno fino alle vacanze, fino al Belgio. Giorgio Piccolo, direttore sportivo, scusa un attimo, ma questa Mercedes come te lo spieghi? Non si è aperta la finestra anche per lei? Perché questo è il terzo mistero di questa gara incredibile. Il primo, l'abbiamo detto, è Piastri. Non si sa come mai questo ragazzo talentuoso, non è Perez, abbiamo detto, sia rimasto là dove è rimasto, al di là dell'errore strategico, no?
La seconda è questa Ferrari che è straordinaria, speriamo che possa esserlo altrettanto a Monza, forse di più. E il terzo è la Mercedes, che non solo in Belgio, ma anche prima del Belgio, aveva dimostrato una risalita stratosferica. Come mai una squadra come questa, dopo tre settimane di vacanza, sono rimasti in vacanza? La finestra è rimasta in vacanza. No, è lo stesso discorso al rovescio della Ferrari, cioè non hanno imbroccato niente in questo Gran Premio, sono andati indietro chiaramente, al contrario della Ferrari che invece ha imbroccato più o meno tutto ed è andata avanti. Lo dicevamo prima, uno dei misteri della Formula 1, le macchine sono talmente al limite, talmente tiratissime che ti basta veramente una minima cosa che ti fa saltare tutto l'equilibrio generale, a loro è andata male. Va bene, io direi, ne abbiamo parlato anche prima di Mercedes e dei risultati della Mercedes in quel dell'Olanda. Ora quello che mi preme, parto proprio da Monza, visto che domani mattina avverrà questo debutto proprio nel Tempio della Velocità, parto da te Andrea Cremonesi. La domanda finale nel servizio è quella che vorrei riporre a tutti voi che questo mondo lo conoscete e lo seguite da anni. Che ritorno è quello con Kimi Antonelli dell'Italia in Formula 1? Perché non sembra un normale rientro in questo campionato altamente competitivo, perché lo stiamo facendo con un vero talento già quotato o super quotato? Beh, dipende che cosa intendiamo per super quotato. Cioè, se la tua domanda ha un'eccezione positiva o negativa. Secondo me è un talento di 18 anni, un ottimo pilota, un potenziale campione. Ovviamente dobbiamo poi non caricarlo di aspettative a partire da quello che sarà domani. Non nascondo ovviamente la soddisfazione che abbiamo tutti noi come Automobile Club d'Italia. Ricordiamo che Kimi è un pilota dell'ACI Team Italia, seguito, scoperto, fatto crescere anche grazie appunto agli sforzi della Federazione Italiana. Si affaccia alla Formula 1, ha fatto dei test che mi dicono tutti coloro che hanno avuto i dati in mano veramente impressionanti, però lasciamolo tranquillo, lasciamolo crescere, non chiediamogli domani la pole position virtuale. Ecco. Mario Donnini, sentiamo quella che è la tua opinione, perché l'abbiamo già ampiamente letta e la conosciamo bene, però la vorrei risentire. Kimi Andrea Antonelli domani debutta in Formula 1, lo fa per una squadra ufficiale che ha creduto in lui diversi anni fa, che continua a credere nel suo potenziale, che sembra essere davvero un potenziale straordinario, cioè non un normale potenziale. Ma io penso che sia il caso di sottolineare un aspetto che secondo me è molto interessante. Cioè, in tutta la storia della Formula 1, mai un italiano ha rischiato di vincere un mondiale con una macchina non italiana. Cioè, il che sta a significare che è capitato di vedere piloti italiani valorizzati da squadre straniere. Non a caso abbiamo un vicecampione del mondo che si chiama Riccardo Patrese, che con la Williams pure qualcosa ha fatto nel 92, soprattutto quando la macchina andava bene. Lui non riusciva ad andare altrettanto bene di Mansell, ma comunque è andato molto bene, e soprattutto essere battuti da Mansell è comunque un onore. Però mai un italiano ha vinto il mondiale di Formula 1 con una macchina non italiana, e mai una squadra ha allevato un pilota straniero, un top team straniero, mai ha allevato un italiano per andare a vincere, sostanzialmente per creare una stella di domani. Ora, se sarà una stella di domani o no, io questa sera onestamente non lo so. Quello che succederà non ho capacità vaticinanti, però già di per sé questa è una grande notizia. Questo significa che per la prima volta qualcuno che non è italiano punta su un ragazzo italiano, perché è sensazionale dai tempi del kart, e questo non era mai successo. Era successo con Patrese, che era arrivato da campione del mondo kart, tra l'altro Antonelli neanche lo è stato campione del mondo kart, però porta bene, perché quelli che vincono
vincono il mondiale in kart di solito hanno sfiga in Formula 1, invece quelli che non lo vincono sono messi meglio, vedi Senna, Schumacher, e io anche su Antonelli da questo punto di vista la cabala è interessante. Ma al di là di questo, Antonelli è sensazionale come viatico, non è uno che è raccomandato. Noi in Italia siamo abituati che se uno giovane si ritrova sotto i riflettori presto ha delle ponze che non finiscono più. Questo le ponze non le ha, è stato bravo, ha vinto tutto e ha convinto sempre. Quindi viva Antonelli, continuiamo e ricominciamo a sognare, non vinciamo dai tempi di Fisichella in Malesia quando ancora andavo a ballare in discoteca, e adesso che insomma la cosa che mi interessa di più sono i responsi dell'urologo, quindi evidentemente se qualcosa è cambiato anche per l'automobilismo italiano. Detto questo, io credo molto in Antonelli, e ha ragione Andrea Cremonesi a dire non carichiamolo troppo, però carichiamolo anche un pochino, perché se non ci consoliamo con Antonelli e bisogna entusiasmarsi perché vince Piastri come cognome italiano, mi piglia una tristezza che c'ho bisogno di tre Sanax. Su questo vorrei passare la palla proprio ad Oscar. Io concordo, non a Oscar pieno. Piastri, a Oscar Berselli. No, io concordo in pieno, abbiamo parlato proprio io e Mario Arminardi Dei a lungo con Andrea Antonelli, e io conosco bene lui, soprattutto la famiglia, più per ragioni di età, soprattutto il papà. Certo. Però è l'ennesima scoperta di quel grande personaggio del motorsport che è Giancarlo Minardi, però è stato messo sotto contratto dalla Mercedes che aveva 12 anni. E in un posto così spietato, specie un italiano mangia spaghetti, o sei un super o ti imbarcano. Invece questi continuano a crederci e a investire fino a portarlo sul Formula 1 a sostituire il più grande della storia. Guardiamo, non in una comparsa dove poteva cominciare. Quindi ok, il ragazzo vale. Il ragazzo che sarà un super, un altro Hamilton, un altro Senna, non lo so, però non pretendiamo da lui la luna, lasciamolo lavorare, e se lavora con la determinazione, la capacità e la testa che ha dimostrato finora, questo in tutto quello che ha corso ha vinto, in tutto quello che ha corso. Scelto per... Al primo anno. Sì, quindi... scelto per sostituire un 8 volte campione del mondo. Beh, è una grande responsabilità, non solo appunto che viene riversata su Antonelli stesso, ma che si è presa anche la Mercedes, ovviamente, perché è chiaro che devi giustificare una scelta del genere, devi giustificarla, e credo che comunque sia veramente indicativo che un team come la Mercedes abbia puntato su questo ragazzo. Prima appunto il più grande scopritore di talenti, diciamo, della Formula 1 è sempre stato Giancarlo Minardi, prima quando esisteva anche la Minardi, appunto i piloti italiani trovavano appunto un approdo in Formula 1 per poter debuttare. Adesso immaginare che se andiamo a vedere Trulli, che è stato uno appunto degli ultimi italiani in Formula 1, debutta in Minardi, adesso abbiamo un Antonelli che ti debutta in Mercedes sostituendo quello che appunto è Hamilton. Insomma, è grande cosa, grande responsabilità, la responsabilità che si può caricare su lui. Io non sì, certo, non bisogna dare troppa responsabilità ad Antonelli, ma io mi aspetto che faccia bene. E cosa intendo dire fare bene? Relativamente a quella che è la macchina che avrà in mano, e non dico domani nelle prove libere, ma stiamo parlando del 2025. Certo. Io faccia bene nei confronti di Russell. Allora a quel punto è importante guardare come abbiamo guardato con gli stessi occhi Max Verstappen quando debuttò a 17 anni. Certamente. Sì, sì. Giorgio Piccolo, tu di pilotini ne hai visti tanti crescere, anzi uno in particolare che poi è diventato anche campione del mondo, Jacques Villeneuve. Sì, io personalmente non conosco Andrea Antonelli, conosco bene il papà. Marco, certo. Sì, collaboriamo anche nel GT. E,
Conosco, ho parlato con ingegneri che hanno lavorato con Andrea Antonelli nelle formule minori, tutti mi hanno parlato un gran bene, mi hanno parlato di un pilota con una sensibilità rarissima da trovare, e quindi adesso dobbiamo solo aspettare a vedere cosa succede. La scommessa di Toto Wolff è stata forse anche per la Red Bull, gli aveva fregato Verstappen quando Verstappen aveva 17 anni, lui è anche un po' una rivincita sua se Antonelli dovesse arrivare, come ci auguriamo, a degli ottimi livelli in Formula 1. Insomma. Gianluca? Diciamo di non mettere pressione ad Antonelli, la pressione gliel'ha messa Toto Wolff, esatto. Perché cioè, non siamo certo noi, ma è lui che ne parla da 7, 8, 9 mesi, gli ha fatto fare chilometri e chilometri di test, lo fa debuttare a Monza sulla Mercedes, quindi dobbiamo fidarci, ne abbiamo tutti i motivi, di Toto Wolff nell'aver scelto Antonelli a scapito di altri piloti, per esempio, non so, Sainz, che erano comunque sul mercato, e in un momento in cui, come vediamo, la Mercedes è in crescita, quindi è probabile che la macchina del 25 sarà una macchina che potenzialmente può vincere delle gare, quindi metterci un ragazzo debuttante vuol dire mettergli pressione, e comunque per quello che stiamo vedendo in Formula 2 anche in questa stagione, Antonelli le spalle coperte e le spalle grosse sembra averci, perché è partito maluccio e adesso nella seconda parte di stagione ha vinto prima una sprint race, poi ha vinto bene una feature race, quindi ha una curva di crescita molto ripida. Ma poi la cosa non smetterò mai di sottolineare, questo ragazzo non ha vinto Superenalotto, se c'è una squadra che si chiama Mercedes, che è una multinazionale più grande del mondo, che investe su di te da 6 anni e non ha mai mollato, e questo, tutto i passi che ha fatto, tutto quello che ha fatto, ha vinto, vorrà dire qualcosa. Poi magari non diventerà Senna, però ragazzi, questo ci sta guadagnando tutto quello che merita, perché là sono mica scemi, eh? Bene, detto questo, direi che è giunto il momento di andare in quella Monza che non, molto probabilmente non rivedremo più, perché Monza è cambiata, poi lo vedremo come è cambiata, grazie anche ad Andrea Cremonesi che è là in sala stampa proprio all'autodromo di Monza, ma quella Monza che abbiamo conosciuto da prima ancora che nascesse l'autodromo fino ai giorni nostri, beh, abbiamo cercato di riassumerla così, guardate questo filmato. La celebre storia del Gran Premio d'Italia inizia al termine della Prima Guerra Mondiale, con l'Automobile Club di Milano che si occupa dello sviluppo automobilistico sportivo, tanto da assumersi pubblicamente l'organizzazione del Gran Premio d'Italia, che nel 1921 doveva svolgersi sul classico triangolo di Montichiari, presso Brescia. Il Gran Premio d'Italia era la prima grande manifestazione sportiva del dopoguerra e aveva un'importanza tecnica e sportiva straordinaria. Durante la guerra il motore a scoppio aveva fatto notevolissimi progressi e l'industria italiana si era particolarmente distinta nella costruzione e nel perfezionamento dei motori, fornendo gli eserciti di Francia e Inghilterra. Il regolamento sportivo del 1921 ammetteva ai Gran Premi vetture con cilindrata massima di 3 litri e un peso massimo di 850 kg. L'Automobile Club di Milano volle realizzare un'organizzazione perfetta. Fu scelto come percorso il triangolo di Montichiari, venne adattato con lavori imponenti. Il circuito presentava due bellissimi rettifili di 5 e 6 km che permettevano altissime velocità, raccordati da una curva parabolica che allora rappresentava l'ultimo ritrovato della tecnica stradale. La spesa che l'ACI dovette affrontare superò i 2 milioni di lire. Il primo Gran Premio d'Italia riservò sorprese poco gradite. Su 20 concorrenti iscritti se ne presentarono solo 6, 3 Talbot affidate ai francesi Goux, De Palma e Chagnin e 3 Fiat affidate a Bordino, Sivocci e Wagner.
La gara fu vinta dal francese Goux su Balot alla media oraria di 144,737 km. L'unica Fiat rimasta in gara conquistò il terzo posto. La sconfitta delle vetture italiane venne attribuita all'impossibilità di avere un circuito sul quale provare le vetture. Occorreva insomma un autodromo. A questa conclusione erano giunti anche i dirigenti dell'Automobile Club di Milano. Il Gran Premio d'Italia compie 100 anni. Un traguardo ambizioso, storico, frutto di un percorso che ha lasciato il segno nella storia della velocità. La meta è stata raggiunta dopo 100 anni, quasi tutti ininterrottamente vissuti nel tempio della velocità, l'Autodromo Nazionale di Monza. Appassionato promotore di questa corsa è stato Arturo Mercanti, direttore dell'Automobile Club di Milano, che nel 1922 sarà anche l'artefice principale della realizzazione dell'Autodromo di Monza. Una storia bellissima quella del Gran Premio d'Italia, fatta di uomini coraggiosi che amavano l'auto e la velocità. Il primo colpo di piccone lo diedero Vincenzo Lancia e Felice Nazzaro. Da quel colpo di piccone partì una storia che ancora oggi racconta del coraggio di uomini straordinari che in soli 100 giorni realizzarono quella che ancora oggi, a quasi 100 anni di distanza, è la pista più amata nel mondo della velocità. Il perché del successo abita dentro la sua storia, fatta di campioni che a Monza hanno corso, vinto, esaltato le folle. E purtroppo molti di loro a Monza ci hanno lasciato la vita. Se si scorre l'albo d'oro del Gran Premio d'Italia, si trovano le risposte ai tanti interrogativi che Monza suscita al visitatore. Tutti i nomi più belli del motorsport sono transitati da Monza. Giuseppe Campari, Tazio Nuvolari, Luigi Fagioli, Achille Varzi, Rudolf Caracciola, Alberto Ascari, Gigi Villoresi, Juan Manuel Fangio. Campioni che hanno reso leggendarie le imprese conquistate sulla pista più veloce del mondo, Monza. Negli anni Monza ed il Gran Premio d'Italia sono diventati l'obiettivo, la meta obbligata di ogni pilota che voleva consacrare la propria carriera automobilistica. Correre il Gran Premio d'Italia significava entrare nella leggenda delle corse automobilistiche dalla porta principale. Vincere il Gran Premio d'Italia era sinonimo di impresa assoluta e unica nel suo genere. A governare l'impianto uomini veri, risoluti, capaci di imporre con assoluta fermezza condizioni che il più delle volte la politica e la burocrazia rifiutavano, minacciandone l'immediata chiusura. Ma con il passare degli anni, Monza e il Gran Premio d'Italia stringevano sempre più forte un patto con la passione, che dalle tribune manifestava un consenso totale e manteneva viva e vitale la pista del Gran Premio.
Dopo il secondo conflitto mondiale, Monza volle lanciare un messaggio oltreoceano, invitando gli americani sul nuovo anello realizzato per loro, unico in Europa. 2500 miglia negli anni 50 testimoniano la volontà di unire il mondo americano e quello europeo, senza però trovare un accordo. Dopo la guerra, la storia del Gran Premio d'Italia riprende il suo cammino dentro la sua pista, sempre pronta ad eleggere i suoi eroi con gare mozzafiato che vivono molte volte di tragedie, come quella indimenticabile che il 10 settembre del 1961 provocò la morte del pilota tedesco Wolfgang von Trips e di 15 spettatori assetati dietro le reti del rettilineo che portava alla parabolica. Il pilota tedesco al volante della Ferrari 156 a motore posteriore veniva agganciato dalla Lotus di Gene Clark, che lo seguiva lanciando la sua Ferrari nella folla. Il Gran Premio d'Italia visse passando attraverso tragedie enormi che non sono riuscite però a spegnere una passione che ogni anno si ripresentava puntuale a settembre, un amore folle, un sentimento a volte ingiustificato che riusciva ogni anno a produrre energia tra gli elementi che compongono la gara, la più famosa al mondo, la macchina, la velocità, il pilota e il pubblico che a fine gara a Monza entra di diritto in pista per abbracciare gli eroi di quella sfida che tutto il mondo ci invidia, perché solo a Monza la passione si respira attimo per attimo, caricando i presenti di un'energia unica ed eccezionale ed esclusiva, irripetibile in ogni angolo della terra. E lo stesso entusiasmo che ha salutato i grandissimi campioni o coloro che si sono imposti nel Gran Premio più longevo al mondo, dagli spalti in bianco e nero ai colori dell'ultimo trionfo che ha lasciato ancora una volta, per l'ennesima volta, l'intero pianeta a bocca aperta. Bene, vorrei ringraziare AC Milano per averci dato buona parte di questo materiale per realizzare, insomma, un po' quella che è stata la storia di, secondo me, del più grande impianto mai esistito al mondo per aver ospitato tutta la storia del motorsport. E mandiamo in primo piano quella foto, Domenico, che mi hai fatto intravedere alle spalle, eccola qua. Allora, il primo pilota a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza è stato Pietro Bordino nel 1922. Chi vincerà nel 1924? Prima di andare in pubblicità, almeno il vincitore me lo dovete dare. Parto da Paolo Filisetti. Ecco. Mamma mia, che responsabilità. Dai, perché siamo ferraristi, diciamo Leclerc. Dai, volevo dirlo io. Leclerc. Sì. Oscar, chi vincerà il Gran Premio d'Italia? Verstappen. Enrico, chi vincerà il Gran Premio d'Italia? Di chiederlo a te. Con Leclerc, anch'io. Leclerc, tra i due piloti Leclerc. Gianluca Calvarese. Guarda, la butto lì, più romantica che... Lewis Hamilton, prossimo ferrarista. Lewis Hamilton, prossimo ferrarista. Bella anche questa vittoria. E Giorgio Piccolo, hai già detto... Sì, anch'io ero incerto fra Leclerc e Hamilton, onestamente. Però per tutta una serie di congiunzioni astrali potrebbe vincere... Come andava sul dritto lì? Per tutta una serie di congiunzioni astrali potrebbe vincere o Leclerc o Sainz. E Mario Donnini, chi vincerà il Gran Premio del 24, domenica, chi vincerà a Monza? Tifo italiano e quindi dico George Russell con la macchina assettata da Antonelli. Dai. Bella anche questa. Andrea Cremonesi da Monza, cosa ti dicono le sensazioni per tu che già l'aria del Gran Premio la stai respirando? Oh,
sì. L'ordine d'arrivo. Come, scusa? Diciamo che non sono le sensazioni purtroppo che determinano l'ordine d'arrivo, quindi diciamo mi faccio trasportare anche io dal cuore, sarebbe bellissimo se uno dei due ferraristi riuscisse a vincere. Questo è stato un campionato fino adesso tale che ha un po' scompaginato i pronostici, perché non debba succedere ancora una volta? Assolutamente sì. Tra le altre cose, se ancora una volta, Andrea, ti puoi spostare perché ci stai togliendo proprio la prima vettura. Meno male. Ecco, quando abbiamo visto per la prima volta questo cartellone, che è la locandina di Monza, ce l'abbiamo anche noi la locandina, poi ve la faremo vedere. Vedete, c'è una Ferrari che entra in prima variante, seguita da una Mercedes, e poi noi siamo sul camera car della Red Bull, che si presume sia quella di Max Verstappen. Appena è uscita questa locandina ho detto... ma i primi sono già passati, questo è il gruppetto degli inseguitori. No, adesso dopo il Gran Premio d'Olanda devo dire che non siamo proprio lontani. È attualissima, è attualità pura. È attualissima questa locandina. Complimenti a Monza e a chi ha studiato la locandina, Andrea. Beh, devo dire, io posso confermare, perché tu mi avevi confidato proprio questo in una telefonata a quei tempi, ma i primi sono già andati. E in realtà, per fortuna, la situazione da quando questa locandina è nata diversi mesi fa, è che la situazione del campionato è cambiata. Questo è un campionato, secondo me, bellissimo. Cioè, siamo partiti con queste doppiette della Red Bull, pensavamo tutti che fosse finito dopo già la seconda gara, e invece può darsi che magari anche Norris riesca addirittura a vincere il mondiale, chi lo sa. Chi lo sa, è vero, manca la McLaren qui dentro, comunque a Monza anche già, se non ci fosse... È già il curvone la McLaren. Ma no, secondo me è in parabolica, qualche problemino ce l'ha avuto. Allora, andiamo un attimo in pubblicità. Grazie ad Andrea, se può rimanere ancora un attimo con noi, perché il prossimo servizio parlerà di tutte le novità che da domani mattina Monza dovrà dissipare. Vediamo. Bene, eccoci nuovamente insieme. Prima di mandare questa foto, Domenico, rimandiamo la foto del nostro gioco per l'ultima volta. Attenzione, perché il libro, che è la storia della Formula 1 a Monza, in palio, andrà alla prima risposta esatta a chi di voi, eccolo qui il libro bellissimo, a chi di voi mi sa dire tre sono i personaggi dentro questa foto che hanno segnato veramente a caratteri d'oro i loro nomi nella storia di Monza. Adesso avete capito che peso ha la storia di Monza. Due li avete pressoché individuati, il terzo non proprio, quindi datevi da fare. Anche l'anno in cui è stata scattata questa foto, anche perché se riconoscete i tre personaggi automaticamente arrivate all'anno. Poi questa foto ve la spiego perché è veramente molto bella. Il libro ve l'ho fatto vedere. Ora però andiamo velocemente, perché sennò ci chiudono la sala stampa di Monza e Andrea Cremonesi ha delle informazioni da dare. La prima informazione che vi voglio dare comunque non è quella di Andrea Cremonesi, ma di quell'anello che avete visto. È bellissimo. Il comune di Monza ha deciso di donare l'anello della regina Teodolinda, ed è praticamente una copia identica fatta da un orafo del luogo, chiaramente. Verrà consegnato a partire da domenica, da sabato, al pilota che realizzerà la pole position sulla pista più veloce del mondiale. Bellissimo, ci riporta con la passione e l'emozione ad Indianapolis, però veramente è un gesto che mi ha lasciato a bocca aperta. Complimenti a Monza e complimenti al comune di Monza che ha pensato a questa cosa. Ora però vediamo quel servizio che vi avevo preparato, la Monza che ci ha regalato 100 anni di passione incredibile, l'abbiamo vista. Quella che parte domani, diciamo, è la Monza 2.0. Perché? Perché la pista è completamente nuova, è stata rifatta, scavata fino all'asfalto del 1922, ha asportato anche quello, e poi è stata completamente... Guardate il servizio, vi rendete conto.
adesso Monza, con il Gran Premio d'Italia che dovrà svelare agli appassionati un mare di interrogativi. Primo fra tutti l'asfalto, che è nuovo, steso sulla pista che è stata per la prima volta nella sua storia centenaria completamente raspata e aperta in più punti per consentirne la ristrutturazione ed il rilancio tecnologico. Ma come risponderà il nuovo asfalto? E poi c'è la prima variante modificata nel layout, una modifica che renderà il tempio ancora più veloce? La Ferrari ha preannunciato sviluppi che dovrebbero rilanciarla per le prossime tre gare, così da consentirle di rientrare nella sfida per il Mondiale Costruttori? Ma soprattutto la russa svelerà il nome del nuovo direttore tecnico? E infine, ma non ultimo, c'è l'attesissimo debutto di Andrea Antonelli sulla Mercedes, che lo vedrà ufficiale il prossimo anno, ed è bello pensare che possa essere lui, magari nel 2026, a vincere il Gran Premio d'Italia, 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti. E infine, ma non ultimo, il rinnovo dei contratti, che per Monza significa terminare i lavori in essere, e per Imola potrebbe aprirsi un'opportunità, condividere il Gran Premio con l'Olanda, che non è in grado di andare oltre il 2025. Bene, allora andiamo subito a Monza prima che spengano le luci ad Andrea e non ce lo rendano più disponibile. Andrea, al di là di quelli che sono i punti interrogativi ai quali domani immediatamente la Formula 1 darà risposte, il comportamento dell'asfalto, i cordoli, il layout della pista che in alcuni punti è leggermente cambiato, ma che cosa offre Monza nei prossimi tre giorni che il nostro pubblico, coloro che hanno acquistato il biglietto per domani, per sabato o per domenica, devono sapere secondo te? Beh, offriamo sicuramente un impianto più moderno, avete fatto vedere nel servizio i nuovi sottopassi, hanno lasciato un'ottima impressione anche a Stefano Domenicali, che è stato qua a Monza martedì per la conferenza stampa ufficiale del Gran Premio, ha ribadito che noi abbiamo visto la storia prima, ma la storia non basta, non garantisce un posto d'ufficio in un calendario affollatissimo, bisogna continuare su questa strada, quindi adeguare le strutture. Questa mattina è stato presentato uno studio del Censis, è intervenuto il sottosegretario al MEF, quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Federico Freni, che ha non promesso, perché chiaramente siamo ad agosto e legge di lancio viene chiusa praticamente a Natale, ma insomma ha ribadito quanto sia importante investire anche da parte del governo, quindi ci sono anche da questo punto di vista delle assicurazioni per quello che deve essere fatto e per arrivare poi al contratto. Mi pareva doveroso dire queste cose, quindi già appunto offriamo un ingresso migliore e più protetto per gli spettatori, più sicurezza in pista chiaramente, migliori prestazioni per i piloti con un asfalto di nuova concezione completamente rifatto, e poi c'è, oltre allo spettacolo in pista che speriamo ci garantisca anche Kimi Antonelli, finalmente appunto un italiano in pista, poi ci sono le attività della fanzone. In fanzone lo stesso Antonelli sarà presente insieme a Mini e a Fornaroli, che ricordiamo lottano, si giocano il campionato di Formula 3 sabato pomeriggio alle ore 17, quindi aspettiamo tutti i tifosi lì per le ore 17 di sabato. Avremo sabato mattina, prima delle qualifiche, anche Charles Leclerc e Carlos Sainz alle 10.40, prima di loro ci sarà anche Lewis Hamilton, ferrarista in pettore, quindi un sabato mattina prima che si scaldino i motori da vivere alla fanzone, che ha aperto oggi con tantissimo pubblico. C'era tantissimo pubblico già per la prima giornata, ci sono diverse attività, quelle tradizionali che porta Formula 1, ci sono le macchine storiche da vedere, avete parlato dell'anello che verrà consegnato dal sindaco e da un membro della regione, perché è un'iniziativa in comune tra Regione Lombardia e Monza, si fa sistema e quindi facendo sistema le istituzioni collaborano. Il sindaco di Monza proprio sabato mattina alle 11 sarà in fanzone
perché c'è un momento dedicato a Vittorio Brambilla. Abbiamo parlato di piloti chiaramente italiani. Vittorio Brambilla è stato chiaramente il simbolo, no, di Monza per tanti anni, lui e suo fratello Tino, Ernesto, e quindi ci sarà questo momento perché sono 50 anni dalla sua prima partecipazione in Formula 1. Debuttò a Caialami nel 74 e corse quindi quell'anno per la prima volta il Gran Premio d'Italia. Verrà consegnato al figlio Roberto un riconoscimento appunto da parte del sindaco, quindi altro momento importante. Per ricordare i piloti italiani, voglio ricordare che proprio oggi è stata svelata, con la presenza della moglie Nadia e della figlia Noemi, è stato svelato il monumento dedicato a Michele Alboreto, che potranno, diciamo, vedere tutti, perché si trova fuori dal paddock, quindi in una zona che, se non insomma, in questi giorni, comunque facilmente poi raggiungibile da tutti i tifosi che verranno a Monza nei prossimi giorni. Queste tante altre attività, ovviamente DJ, attività di pregriglia che quelli che si troveranno sulla retina d'arrivo quel giorno potranno vedere, l'inno nazionale suonato dalla banda della finanza che compie 250 anni, e poi tante altre cose, tante belle sorprese che io non posso ancora svelare, ma che ovviamente fanno parte del programma dei prossimi giorni. Vi aspettiamo tutti a Monza. Grazie Andrea Cremonesi, noi ti aspettiamo qui in studio giovedì prossimo per fare l'analisi di quanto accadrà a partire da domani mattina fino a domenica sera. Ciao, grazie per essere stato con noi e per il tuo contributo. E noi proseguiamo con invece l'analisi di quello che a Monza potrebbe accadere. Insomma, oggi ci sono stati, tu Paolo ci sei stato a Monza, ci sono state le conferenze stampa, i piloti hanno parlato, alcuni non si sono esposti, altri piloti hanno insomma un po' criticato. Tutti d'accordo sull'asfalto che sicuramente ha tolto i bumping, ma i cordoli troppo bassi tolgono carattere alla pista. Sì, beh, uno di questi, per citarne uno tra tutti, è stato Ricciardo, sì, che ha detto fondamentalmente i cordoli abbassati in un certo senso allargano la sede stradale, dice, perché noi useremo di più, passeremo sopra i cordoli, e tolgono un po' il gusto del, dice, old style, che aveva dato un carattere, aveva un carattere speciale appunto a Monza. Chiaramente la riprova l'avremo domani, se effettivamente diciamo diventa una pista uguale a tutte le altre, se manterrà, come io in buona sostanza però sono portato anche a credere, le sue caratteristiche uniche, resteranno secondo me comunque sostanzialmente invariate. Ecco, Mario Donnini, volevo far intervenire te invece su un altro caso che abbiamo scoperto proprio oggi, perché mi ha mandato poi un documento anche Paolo Filisetti quando era dentro Monza. I tecnici meccanici dell'Alpine sostanzialmente protestano di fronte alla scelta fatta, sembra dalla dirigenza dell'Alpine, di passare ai motori Mercedes a partire dal 2026. Ci sarà una protesta non violenta a Monza, con degli striscioni che sottolineeranno il loro disappunto. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, ieri sera ero a Gubbio a cena con René Arnoux e Arnoux mi diceva: quello tutto sommato è il reparto che è direttamente erede di quello antico che è stato pioniere del turbo in Formula 1, che ha portato il Formula 1 Renault alla vittoria. E lui diceva e provava, mi diceva, della sua tristezza, insomma, nel provare quasi 50 anni dopo la sensazione di un qualcosa, di un patrimonio culturale, tecnologico, modernissimo peraltro, perché l'ultima vittoria dell'Alpine è di 3 anni fa. Però nello stesso tempo mi diceva: è incredibile come stia succedendo una cosa del genere e non ci sia un'ondata di opinione pubblica
che sottolinea le stesse cose. Adesso pensare che comunque addirittura una parte della squadra, quindi quella dei motoristi appunto o delle maestranze relative a quella parte lì, cerchi di protestare, quindi sindacalizzi per certi versi questa protesta, mi fa trasalire a mia volta, perché toccherebbe a noi sottolineare questo. Ciò dimostra una cosa semplicissima, che Briatore, che è stato chiamato come salvatore, e sembrava proprio che dovesse far rima con salvatore, in realtà credo che faccia rima con curatore. Curatore di quello che è stato un vero e proprio fallimento sportivo ad oggi, non ancora finanziario, però quando si cominciano a chiudere i reparti corse che duravano da mezzo secolo, sembrerebbe anche che il fallimento ha anche degli aspetti sportivi, tecnologici e soprattutto finanziari. Comunque, detto questo, è veramente triste che la Formula 1 continui a non vedere la realtà, continua a pensare che Briatore è un salvatore. In realtà Briatore è un curatore, un curatore fallimentare di un litisconsorzio non effettivo ma sostanziale, e farà sì che la squadra verrà venduta almeno non al migliore ma al meno peggio degli offerenti. E una grande tradizione, che è quella della vecchia teiera che debuttò in Formula 1 nel luglio del 77, cioè della Renault Turbo. Se adesso sono tutti turbo ibridi, sono ibridi ma sono turbo perché c'è stata quella Renault, tutto questo lo perderemo. Quindi io faccio mie e spero che facciate vostre le parole di René Arnoux ieri sera, che mi diceva a cena, mi diceva che peccato, mi sento un po' più triste. L'ultima notizia, volevi dire qualcosa, Paolo? Sì, volevo solo aggiungere una cosa a quella che ha detto Mario, sì? Che questo non è un accanimento nei confronti di certo. Creatore, ma ricordiamoci che l'anima, la Renault, la svendette nel 2008. Ok. A Singapore, bravo. Giorgio Piccolo, invece volevo dirti... Domani debutta anche l'Argentina in Formula 1, cioè ritorna anche l'Argentina con Colapinto, con Franco Colapinto, che prende il posto di Sergeant, licenziato dopo l'uscita di pista in Olanda. Sì, Colapinto è un argentino, non mi sembra che stia facendo grossissime cose. Ha vinto una gara, quella di Imola, sì, di Formula 2, sì. Però probabilmente ha qualche appoggio economico di cui la Williams ha molto bisogno, e quindi giustamente lo mettono sopra. Certamente. Funziona così, eh? Assolutamente, ecco. Sì. Ecco, per quanto riguarda la pista, volevo sapere che impressione ti ha fatto. Tu oggi sei stato a Monza e quindi hai visto in che condizioni hai trovato Monza? Come abbiamo visto nei filmati, molto più accogliente e moderna, perché finalmente quando fai i sottopassi non hai paura di uccidere qualcuno, perché non hai finalmente... O di essere ucciso. Esatto, di essere ucciso, dipende se sei su un'auto o a piedi, quindi come accoglienza assolutamente è molto moderna, e direi finalmente. Pista? Pista... ci sono appunto, c'è il tema dei cordoli che è da capire in prima variante, ma anche, non ne abbiamo parlato, in Ascari, perché l'Ascari rischia di essere una curva molto diversa da quella S veloce, quindi secondo me il rischio che perda un po' di carattere c'è. Speriamo di non dover litigare sui track limits già dalle qualifiche. Oscar, qual è la tua impressione, così prima ancora che scendano in pista? La mia prima impressione è che abbiano fatto un gran lavoro, che non era facile. Anch'io temo, ma sai, i cordoli farli alti non è più un investimento miliardario. Certo, certo. Quindi anch'io temo che così, tipo la Scari che ha citato lui, si andrà dritti, praticamente in uscita dritti, cordolo, e anche la prima variante allargata che si doveva, perché almeno passino in due, per far sì che, allora, l'attuale record di Monza in assoluto 264 di media sul giro del 2020 Hamilton, e non è più stato battuto. Quest'anno mi aspetto che lo battano, sia per l'asfalto nuovo sia perché veramente questi cordoli bassi permetteranno di raddrizzare almeno due curve, quindi okay. Puoi snaturarne la storia, lo spirito, sai, vabbè. No, naturalmente lo spirito no, magari il carattere della pista, sì, però perché ripeto, la storia no. È un errore che se scopriranno che è stato un errore, facilmente risolvibile. Benissimo. Sì, dimmi. No, volevo dire una cosa velocissima sulla Renault. Sì? Sembra che stia chiudendo tutto quello che riguarda il motorsport, compreso la Formula Regional,
che all'ultimo anno nel 2025 dovrebbe subentrare un altro costruttore e la Renault scompare dal motorsport in maniera totale. Quindi non è un problema che interessa principalmente l'Alpine, si parla di Alpine perché è la più... Sì. È sotto i riflettori. Questa è un'altra voce che ho raccolto, sai che io raccolgo. Tu raccogli delle voci molto interessanti, anche perché l'ultima ci ha aperto gli occhi sulla Red Bull, quindi vieni a Monza domani. Domani mattina, vedi di raccogliere qualcosa. Ok, bene, siamo arrivati al momento del fine settimana. A Monza chiaramente c'è la Formula 1 e ad Aragon ci sarà la MotoGP. Cominciamo dalla Formula 1. L'Autodromo Nazionale di Monza impegna i piloti in 6 frenate per il 10% del tempo totale sul giro. La staccata più severa precede curva 1. Questo per la Formula 1, ad Aragon ci sarà la MotoGP, quindi andiamo a vedere anche questo circuito. Il circuito di Aragon presenta 11 punti di frenata per un totale pari al 29% del tempo sul giro. La frenata più severa precede curva 1. Siamo arrivati naturalmente ai podi e parto da chi è collegato, ovvero Mario Donnini. Mario, partiamo da Aragon, la MotoGP, e poi mi dai il tuo podio per la Formula 1, ricordandoti che hai messo come vincitore il pilota che hai detto prima. Bagnaia, Martin e Marquez ad Aragon e in Formula 1... Russell con i suggerimenti di Antonelli, quindi autocitandomi, secondo Norris, terzo Verstappen. Norris, terzo Verstappen. Ah, proprio la Ferrari, manco l'hai calcolata, va bene. Per quanto riguarda Paolo? Diciamo, metterei un Norris. Ah, vai in Formula 1, Norris. No, ma tu prima avevi dato... Io prima avevo già parlato di Leclerc, il vincitore me l'avete già dato. L'ho già dato Leclerc. Ti metto Leclerc, Norris, Verstappen. Norris, Verstappen. E in MotoGP? In MotoGP, Bagnaia, Marquez e Martin. E Martin. Oscar. Allora, Verstappen, Piastri, Sainz. Verstappen, Piastri, Sainz. E in MotoGP è Martin, Pecco e una Aprilia. Quindi chiaramente Vignales non sa cosa sta facendo, quindi quell'altro, Spargarò. E Spargarò. Giorgio? Beh, avevo detto Leclerc, lo confermo. Sì. Secondo Hamilton, quindi sono i due ferraristi dell'anno prossimo, e terzo Norris. Hamilton e Norris. Per le moto, Bagnaia, Marquez e Martin. Marquez e Martin. Hai dato proprio il mio... Gianluca Calvaresi. Allora, per le moto, Martin... sarebbe ora che tornasse a vincere qualcosa. La domenica, Bagnaia e Bastianini. Bagnaia e Bastianini. E per la Formula 1 ho detto Hamilton, quindi Hamilton, Norris e Leclerc. E Leclerc, una Ferrari ce l'hai messa. Edoardo,
grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie. Complimenti per la tua vittoria. Domani sarai a Monza, sì, con tutte le emozioni che ti attendono. Dacci anche i tuoi podi. Beh, per le moto anch'io Bagnaia, Marquez e Martin, e faccio un po' di tutto Ferrari per Monza. Faccio Leclerc, Sainz. Più di due non ne puoi mettere. Sì, è giusto, tre. Quindi Sainz primo? No, Leclerc. No, Leclerc, Sainz. Leclerc, Hamilton. Sainz e Hamilton. Provate a immaginare un podio così. Monza, a Monza non torna a casa nessuno. No, noi prima. Siamo a mezzanotte. Prima, sì, ma che mezzanotte? Mezzanotte è lunedì. Sì, sì. Bene, detto questo, andiamo a vedere il vincitore di questa sera. Allora, guardiamo la foto. Eccola qui, guardate, sull'estrema sinistra trovate Ronnie Peterson, vincitore di quella gara, ed era il Gran Premio d'Italia del 1973. Nel 1973 un certo Michele Alboreto veniva a Monza, ma non da pilota, veniva a Monza da appassionato, ed era proprio un tifoso sfegatato di Ronnie Peterson. Tanto è vero che da quando entra in Formula 1, anche prima della Formula 1, da quando diventa pilota, ne assume i colori sul casco. E allora la foto in grande, benissimo, in alto vedete il morettino, lui è proprio il giovane Michele Alboreto. Accanto a Michele Alboreto trovate un altro volto conosciuto a Monza, molto conosciuto, ed è quello di Ottorino Maffezzoli, vero Oscar, che tu te lo ricordi? L'allora direttore del circuito. E Ottorino Maffezzoli è il terzo personaggio che in, sì, questa foto ha scritto il suo nome a caratteri d'oro nel Tempio della Velocità. Questo era quello che volevamo chiedere a voi. Chi ha risposto esattamente alle nostre domande è stato Gianni da Arcore. Complimenti Gianni, sei stato alla prima risposta esatta. A te va il libro della Formula 1 a Monza, quindi uno splendido libro da leggere. Se vorrai sarai qui al posto del nostro Edoardo in giovedì prossimo ad analizzare con noi il Gran Premio d'Italia di Formula 1 e, perché no, anche il motociclismo ad Aragon. Grazie per averci seguito fino a questo momento. Io ringrazio Paolo Filisetti, Oscar Berselli, Giorgio Piccolo, Gianluca Calvaresi, grazie, Edoardo che è stato con noi, anche il buon Mario Donnini. Tutti a Monza da domani. Ci vediamo tutti domani a Monza. Sì, ci vediamo qui giovedì prossimo e analizzeremo il Gran Premio d'Italia nel Tempio della Velocità. Ciao a tutti!